una montagna che nasce dal mare, una grotta santuario o una tradizione di culto che risale ai Longobardi. Tutto questo a Monte Sant'Angelo, la sentinella del Gargano. Là dove si spalanca la roccia possono essere perdonati i peccati degli uomini. Le parole dell'Arcangelo Michele in una delle sue apparizioni, riportate sull'ultimo numero del National Geographic, la prestigiosa testata internazionale tradotta in 31 lingue, pubblicata in molti paesi del mondo, che dedica alla grotta santuario di Monte Sant'Angelo un articolo dettagliato in cui non dimentica di segnalare ciò che l'Arcangelo Michele avrebbe lasciato: un altare, un panno rosso e la sua impronta scolpita nella pietra. Basilica davvero è un scrigno non solo di storia ma soprattutto di fede, perché qui da 15 secoli in certo senso, ecco, il cristianesimo ha attinto quella fibra importante che è, diciamo, relazione con Dio, perché San Michele, indicando questa grotta, l'ha indicato come luogo dell'incontro dell'uomo con Dio, luogo di rigenerazione spirituale. Perciò generazioni intere per lunghi secoli qui venivano per ritrovare la pace, per ritrovare soprattutto quella nuova linfa di fede. Il National Geographic ha fatto di più, inserendo la grotta di Monte Sant'Angelo tra le più visitate dai pellegrini, all'ottavo posto tra le grotte sacre più belle al mondo. Qui sono arrivati da tutta l'Europa e oggi da tutto il mondo pellegrini, visitatori, gente interessata al culto michelico, che è partito di qua, dal Monte Gargano, e poi si è diffuso nel resto d'Europa e del mondo. Il culto comunque è di origine greca. Noi abbiamo avuto questa eredità e ce la manteniamo cara. Nella top 10 figurano cavità del Belize, India, Cina, Sri Lanka, Grecia, Malta, Francia, Etiopia. Al culto universale di San Michele si unisce dunque la straordinaria bellezza di questo sito scavato nella roccia. In Europa credo che sia unica grotta così antica e così importante per il fenomeno del pellegrinaggio. Per noi è una grande gioia sapere che sempre di più si prende coscienza di questi tesori che nasconde la terra garganica, ma non solo per noi che abitiamo qui, per le popolazioni che vivono intorno al santuario, ma anche per tutta l'Europa e tutto il mondo. Un ulteriore riconoscimento per Monte Sant'Angelo e per la sua grotta santuario, già inserita 3 anni fa come sito seriale insieme a Spoleto, Cividale del Friuli, Brescia, Castelseprio, Campello sul Clitunno, Benevento, nel Patrimonio Mondiale dell'Umanità per la riscoperta delle tracce del passato longobardo. Prima il marchio UNESCO, poi il placet del National Geographic, in mezzo il suggerimento ai lettori del New York Times, che parla del Gargano come una delle 10 mete al mondo da visitare almeno una volta nella vita.